Radio Pestum. Enjoy your freedom. Erano i Maneskin e io sono Matthew, di nuovo Matthew, anche di venerdì. E dunque, allora, la facciamo breve perché è già collegato l'ospite tanto atteso che l'abbiamo preannunciato sui social, rullo di tamburi per Enzo Leopoldo. Buonasera Enzo. Buonasera a tutti. Allora, la sigla era dovuta per un ospite come te. Collegato tra l'altro, prima eri un attimino sul lungomare di Mergellina, poi adesso sei in un teatro, cioè sei fantastico. Perché semplicemente perché ti ho detto che fuori faceva c'era un po' freddino, esatto. Però questo posto, ho detto, beh, siccome mi sono trovato qui, for combination, non sono riuscito ad andare a casa per fare il collegamento con te, ho detto giustamente dovevo rispettare questo impegno. Dove sto ovviamente rispondo. Ma io ti ringrazio, perché un'intervista da un teatro finora non l'avevo mai fatta. E quindi questo è... Esatto, questo teatro può sembrare strano, da 100 posti. Sì, ecco, un piccolo teatro. Si trova in Arte Vesuvio, che si trova a Santa Lucia, a Via Turci, che è una traversa di Santa Lucia, che praticamente è di fronte a Mergellina, in mare. Che è infatti fatto prima di lì. Siccome faceva freddo fuori, ho chiesto la cortesia, se mi accendessero le luci del teatro, per fare questa intervista. Ed eccolo qua, eccolo, questo abbiamo il teatro, faccio vedere per chi è collegato. Ecco, è bellissimo, chi ci sta seguendo dal web, da internet, potrà vedere. Purtroppo teatri che da 2 anni a questa parte siamo abituati purtroppo a vederli vuoti, ma da qui a breve, brevissimo, speriamo che si possano riempire di nuovo, giusto? Me lo auguro, diciamo che qui essenzialmente è un locale dove si fa musica, cioè il locale, cioè praticamente vedi questa porta, tu esci fuori, per chi fosse solo collegato c'è una porta e c'è un locale dove si beve, ci sono i tavolini, dove si fa musica dal vivo, e poi c'è questo teatro, apri questa porta e entri in un teatro da 100 posti dove farò la presentazione. Sì, il 17 marzo, sì, del mio libro. Allora facciamo una cosa, dammi modo 18, per chi vuole venire ingresso è libero, anche senza invito, chi vuole insomma assistere alla mia presentazione del libro a Questale da Santa Lucia Napoli. Bene, è un benvenuto. Allora, permettimi per un attimo di presentarti come si deve, poi arriviamo a tutto quello che hai detto, arriviamo al libro, arriviamo a tutto. Allora, Enzo Leopoldo, una leggenda, un pezzo di storia d'arte della discografia italiana. Ho detto bene? Sì che ho detto bene. Ma stai dicendo tu, ti ringrazio, ecco, va bene. Allora, oggi ai microfoni di Radio Pestum, però in qualità di autore, infatti, come avevi già accennato, ti sei dedicato alla scrittura di questo libro, dal titolo, e su questo titolo poi c'è tutto un lungo discorso da dire, Acqua e Sale, sottotitolo Storie di vita e di musica. Come è nato questo progetto, l'esigenza di scrivere questo libro, Enzo? Allora, l'esigenza di scrivere questo libro è perché la mia storia privata, spesso quando a volte dopo cena capitava l'occasione di confidarti con gli amici e raccontavo un po' la mia storia, mi dicevano: ma guarda, tu dovresti scrivere un romanzo sulla tua vita. Me l'hanno detto tipo 15 nel corso degli anni, 15, 20, 30 amici. Ci ho creduto davvero e ho detto, beh, adesso inizio a scrivere questa, e l'ho fatto prima del Covid, voglio dire che parecchi dicono durante il Covid, no, ho chiuso il libro a dicembre 2019 e poi è successo quello che è successo qualche mese dopo. Quindi il libro non l'hai scritto nel periodo lockdown come spesso è accaduto, l'avevi già scritto prima? Assolutamente.
L'ho scritto, quindi la verità è che l'ho finito a dicembre, entro 2019, poi un mese e mezzo dopo è successa quello che è successo. Quindi l'ho pubblicato appunto a novembre del dicembre dello scorso anno, cioè dopo praticamente 2 anni l'ho pubblicata, è fresco di stampa, ecco, dicembre, prima di Natale abbiamo messo sul mercato, però sai, la promozione per le chiusure che poi sono avvenute anche dopo dicembre si è cominciato a fare adesso, è tutto un rallentì. È un rallentatore. Vabbè, l'importante è farcela. L'importante è farcela. Quindi adesso c'è questa presentazione ufficiale, dicevi prima, il 17 marzo alle ore a Napoli alle ore 18. Alle ore 18 in arte Vesuvio, via Turci, Santa Lucia, Napoli, che è un quartiere di Napoli. Allora, ovviamente la mia vita è comprensiva di non solo personale, ma anche un percorso che ho fatto con gli Audio 2, ovviamente. Certo, dopo ci arriviamo. Non è un'autobiografia degli Audio 2, la tengo a precisare, ma ho dovuto e ho raccontato certe cose, un dietro le quinte, come abbiamo conosciuto Mina, Pieraccioni, Mongol. Ecco, questi retroscena li ho raccontati, ho raccontato anche alcuni passi degli Audio 2, ma molto, diciamo, in modo generale, molto sinteticamente, non approfondito di proposito, perché altrimenti sarebbe stata un'autobiografia degli Audio 2, non volevo questo, perché c'era da raccontare in parallelo agli Audio 2 anche la mia vita. Quindi, certo, un po' dicevo, che non so, abbiamo fatto il Festival Bar, però poi è successo questo, questo e questo nella mia vita privata. Ecco, questo voglio dire. Io dico che è una biografia romanzata. Ok, alla quale hai deciso di dare il titolo Acqua e Sale, che sì, penso che lo sappiano tutti, è qualcosa che hai scritto tu per una... fai di no? Io lo sapevo. Non lo sanno tutti, ti interrompo, ti facevo il segnetto no, sì, cioè che lo sanno tutti. Lo sanno tutti che a quest'ale sarà scritta dagli Audio 2? No, no, nessuno lo sa. Te lo dico perché quando andiamo magari a fare una piazza, a fare un concerto, dove un po' è il pubblico 2, un po' è il pubblico degli altri, cioè gente che magari non ti ha mai sentito, magari piace altri cantanti, e viene lì a sentirti, e noi dobbiamo dirlo, perché altrimenti dicono, pensano che noi abbiamo fatto una cover di Mina e Celentano, invece è stata scritta da noi. Infatti. Però io non ho scritto questo libro con il titolo, cioè il titolo, ho preso il titolo della canzone perché mi piaceva le due parole, cioè l'acqua e il sale, che andavano a rappresentare la mia vita, come rappresenta anche la tua e quella di tanti altri. Cioè nella nostra vita c'è acqua bella, pulita, arrivano le cose belle, come arrivano le boccate di sale, le cose brutte. Ecco, questo è quello che succede a tutti noi, ecco perché ho voluto pigliare questa terminologia, che poi è anche una canzone famosa degli Audio 2, l'ho raccontato nel libro, ma non c'entra niente con la canzone, diciamo, del testo, il testo. Quindi il testo della canzone è stato scritto a quattro mani insieme a Gianni Donzelli, o l'hai scritto solamente tu? La canzone è stata scritta dagli Audio 2, quindi da me e da Gianni Donzelli. E poi una volta che è arrivata a Mina questa canzone, cioè la vostra reazione qual è stata una volta che avete saputo che lei la voleva interpretare, cantare, fare la sua? Ma nel libro scrivo dettagliatamente che cosa è successo. Diciamo che le canzoni nascono come i cristiani, fortunati e sfortunati. Ci sono delle belle canzoni che sono sfortunate e delle belle canzoni che sono fortunatissime. Sì. Questa è una bella canzone fortunata, perché dopo vari giri ha avuto una sua storia, che racconto nel libro. Alla fine di questa, diciamo, situazione, che parte da 2 anni prima che venisse pubblicata, in breve doveva essere fatta prima da noi, poi doveva essere fatta da Massimiliano Pa, poi alla fine l'ha fatto Mina e Celentano. Non l'abbiamo scritta appositamente per loro, assolutamente.
però abbiamo doveva arrivare a loro e quindi è stata, come vuoi chiamare, bravura e ovviamente complimenti, anche fortuna che arrivi dopo tante peripezie a questi signori. Sì. Sembrava scritta per loro, proprio. Sì. Appositamente per loro. E io quando questa canzone era stata scritta per un cantante singolo, cioè per noi, e quindi quando dovettero fare il duetto io credevo che ci avessero chiamati per cambiare leggermente il testo, perché sì, sai, botta risposta. Quando disse no, l'hanno cantata, come l'hanno cantata? E io quando ho sentito la versione sembrava fatta apposta, a botta e risposta. Io non ci potevo credere. È cambiato una cosa, non abbiamo cambiato una sola parola di Acquestale per il duetto. Incredibile, ma vero. Che bello, come dicevi tu, è stata sì, senza dubbio, fortuna, però forse la fortuna arriva dopo la bravura, e la bravura è stata tutta vostra in quel caso, quindi complimentoni. Senti, ma torniamo. È avvenuto anche con le altre 12 canzoni che abbiamo scritto per Mina, Neve anche. Neve, Rotola la vita, che abbiamo duettato insieme a lei, ha cantato spesso e volentieri, cantava. O prima lei le cantava e noi le interpretavamo, oppure spesso è capitato, ad esempio, Sì che non sei tu, era una canzone nostra, l'ha voluta fare pure lei, oppure Io te, era una canzone nostra, l'ha voluta fare pure lei, o Specchi rifletti, che era una canzone che abbiamo fatto prima noi, e poi l'ha cantata Mina e Celentano addirittura, è una cover, hanno fatto una nostra cover. Sì, in effetti. Sì. Oggi quindi è un dato di fatto, sì, ed è un bel dato di fatto. Oggi la senti ancora a Mina? Lei penso stia a Lugano, è troppo riservata. Sì, a Lugano, vive a Lugano. Io non la sento, nel senso che i rapporti ce l'ho con Massimiliano Pani, con il figlio, sì. Quindi mi sento con lui e lei, lui fa da tramite con Mina. Diciamo che l'ultima volta che l'ho vista, siamo stati 10 anni insieme, che ci siamo visti, diciamo, 2-3 volte l'anno, un paio di volte l'anno. Sono fortunato perché ho collaborato. Certo. A gomito a gomito con una grande artista, con una, che non è proprio una così, ecco, l'ultima arrivata. Adesso sono 10 anni che non la vedo, ecco. Bene, senti, ritorniamo un attimino al libro. Dove possiamo acquistarlo, scaricarlo, leggerlo? Allora, su tutte le piattaforme digitali, ne so, Feltrinelli, Mondadori, Amazon, dove si vuole, è su tutte le librerie online. Okay. Ovviamente sta anche nelle librerie fisiche, nel senso anche che fisiche, certo. Tu vai a Feltrinelli, lo vai a queste grandi, diciamo, librerie, lo trovi, no, diciamo 8 su 10 lo trovi sullo scaffale. Io però aspetto una copia con il tuo autografo, con una tua dedica fatta a me da parte tua. Non ho capito perché stanno rullando con la batteria. Infatti si sente un po' di frastuono, però siamo in un teatro ed è giusto che sia così. Dicevo, aspetto una copia del libro con una tua dedica per me. Certo, lo dirò all'editore, che è colui che pubblica e che manda i libri, ecco. Bene, grazie. Senti Enzo, ma è più bello scrivere un libro, come è successo per te in quest'ultimo periodo, o scrivere canzoni di successo, come è stato per Acquestale e tutte le altre? Diciamo, parliamo di canzoni, la differenza tra scrivere canzoni e il libro è abissale. Mentre per le canzoni tu sei sintetico, sì, e devi scrivere in una pagina, scrivi un testo, massimo 2 pagine di quaderno, mettiamola così. Per il libro ovviamente è tutto più amplificato, più largo, molto più dettagliato. Io credevo, quando ho iniziato a scrivere il libro, di scrivere 3 pagine e mi fermavo. Perché ho detto la sintesi. E invece, per mia somma gioia, sono riuscito a fare 200 pagine. 200 pagine, mamma mia, chi se lo aspettava? Non vedo l'ora di leggerle tutte e 200, di divorarlo quel libro. Sì, poi se ne
a detta di chi l'ha letto, i commenti delle, dei fan, della gente che l'ha comprato, va, scivola via abbastanza fluente e non faccio annoiare, ecco. Bene, poi leggevo che il libro è edito da Janieri Edizioni. Yes. È importante dire anche questo. Janieri Edizioni. Sì. Io continuo a sentire il rullo di tamburi, ma va bene. La batteria, aspetta, vediamo se riesco a chiudere la porta. Ok. Vediamo un attimo. Nel frattempo posso anche non parlare radio pessimo perché segniamo boom boom boom. Ecco, facciamo una cosa, esco un po' fuori perché qua vabbè. Stanno, il batterista se l'ha fa, hai capito? Giustamente. Senti, ecco qua. Mi metto un po'. Facciamo un'altra location. Sì. Ecco qua, sto qua. Sul lungomare, vai. Ah, che stavi dicendo? Sei ritornato sul lungomare. Nulla, io volevo sapere se qualora tu voglia di venire qui a Pestum a presentarlo questo libro, ci organizziamo, penso che a Pestum ci sei già stato, però sì, certamente sono state diverse volte, insomma, sia per concerti sia in forma privata, ecco. Da Napoli è un classico venire a Pestum. Poi sono pure bei ristoranti, si mangiano bene. Assolutamente. Oltre che c'è tanta storia e tanta cultura, che è bellissimo. Assolutamente. Ci sono venuto, ho anche fatto un evento lì vicino ai templi, ecco. E noi ti aspettiamo per la... tante televisioni quando facevano l'ultimo dell'anno collegamento da Pestum, sì, ti ricordi? Sì, dall'hotel, da un hotel più volte, famoso. Diverse volte l'abbiamo fatto l'ultimo dell'anno lì, ecco. Che bello. Noi ti riaspettiamo sia qui in radio e poi ti porteremo a fare un tour enogastronomico per Pestum. A presentare il tuo libro. Allora, purtroppo siamo alle battute finali. Io voglio leggere qualcosa che ha scritto di te Leonardo Pieraccioni, se me lo permetti. Sì. Enzo, adesso hai scritto anche tu un libro. Io non so com'è come scrittore, ma se gli fosse venuto un libro come le sue canzoni, allora non gli resta altro che depositarlo alla SIAE e raccontarcelo in tutto in un congesto infinito. Leonardo, firmato Leonardo Pieraccioni. Leonardo Pieraccioni. In effetti questo è stato estrapolato da un commento molto più elaborato, più che all'interno del libro e la prefazione. Sì. Insieme ai commenti di Massimiliano Pani, Mogol, del mio socio Gianni Donzelli. Mm. E niente, Pieraccioni è un amico. Che voi tra l'altro poi avete... devi sapere questo. Lui dice: io non ho letto il libro perché glielo chiesi a freddo. Dice, mi fai un commento a questo libro, parlo della mia vita, mi fai un commento a me. E lui mi scrisse questo. Mm. Poi dopo il mio editore gli ha mandato, giustamente, anche avendo fatto il commento, il libro, e lui ha pubblicato su Instagram una storia in cui ha scritto che il libro gli è piaciuto molto e che la parte più bella è quella dedicata a mia figlia. Wow. Che non c'è più. Ah. A mia figlia che non c'è più, ecco, quindi bello. Anche lui ha una figlia e quindi si è medesimato in me. Che bello. Però gli è piaciuto molto il libro, ha detto il libro è molto bello, mi è piaciuto molto. Questi sono gli aggettivi che ha usato Leonardo Pieraccioni e io lo ringrazio. Eh sì, e poi tra l'altro voi Audio 2 per Leonardo Pieraccioni avete scritto la colonna sonora dei laureati. Appunto, dei laureati. Noi abbiamo scritto la colonna sonora di questo film, il suo film d'esordio, che ha battuto ogni record di film di esordio. Sì, sì, piazzato come secondo miglior film dietro al mitico Massimo Troisi, riconosciuto da tre. Migliore film di debutto. Che bello. Enzo, con te ci vorrebbero 10 puntate per raccontare tutto ciò che hai fatto, lo so. Tutta la tua lunga carriera e tutte le cose bellissime che hai fatto. Purtroppo i tempi radiofonici, come sai, sono un po' ristretti. Ricordiamo di nuovo l'appuntamento il 17 marzo al teatro a Napoli, dal nome me lo ricordi tu? In arte
d'arte Vesuvio è un locale che all'interno c'è anche questo teatro alle ore da 100 alle ore 18 per la presentazione del tuo libro Acqua e Sale. Ci saranno diversi ospiti, sì, tra cui Ludo dei Mister Ride, sì, Yalma Partenopea e Gigi De Renzo. Ok, perfetto. E poi Pignalosa, arrangiatore, produttore, e Nando Misuraca. E Nando Misuraca, che conosco bene e ringrazio anche per questa intervista. E la promessa è quella di vederci qui quanto prima a Pestum, va bene? Va benissimo. Enzo, un abbraccio. Grazie infinite, è stato un onore per me, davvero. Buona serata. Grazie, un bacio. Ciao. Ciao.